Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a parlare di novità perché andremo a vedere il nuovissimo video news sul canale di Adopt Me. Andremo a vedere quali sono le novità dell'aggiornamento di questa settimana. Ma prima di iniziare questo video mi raccomando, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre giù in descrizione potete un sacco di link, utili come link per il mio gruppo Roblox, il link di abbonamento al canale e il link. Inoltre nel mio gruppo Roblox potete trovare il merch di Natale, che ragazzi non ve l'ho detto per tutto questo tempo, ma è edizione limitata, quindi finito Natale, il periodo natalizio, poi lo vado a levare e settimana prossima ne esce un altro che dovrebbe essere l'ultimo, se non sbaglio, sì, è l'ultimo. Quindi mi raccomando, se siete interessati, se volete far parte delle Civita Squad, guardate il link giù in descrizione. Entro su Adopt Me velocemente perché sennò mi sbattono letteralmente fuori. Sono qui da un sacco di tempo ad aspettare. Sono in un server ricco perché dopo registro un video che vedrete domani, quindi martedì credo per voi. Veramente, veramente bellissimo, sono super felice. Poi capirete poi mercoledì di cosa sto parlando. Qui con me ho sempre Drew, raga, quanto è bello questo pet, è veramente pazzesco. Non ho più guardato per quanto riguarda il mega. Oh mio Dio, tra l'altro mi sono dimenticato di annunciare il vincitore del giveaway dello Squash Neon, che adesso ve lo faccio vedere. Qualcuno di voi lo avrà già vinto perché è oggi martedì. Raga, mi sono completamente dimenticato di annunciarlo. Adesso mi metto una sveglia perché me lo sono proprio dimenticato. Ho messo la sveglia, giuro che domani annuncio il vincitore del giveaway negli shorts. Ragazzi, se non guardate i miei shorts, andateli a vedere perché ogni due settimane circa lì faccio un giveaway. Quindi mi raccomando, e sono a volte pet neon, pet, non lo so, non sono ovviamente, non do corvi o shadow dragon, ma comunque sono pet carini neon, tipo lo Squash, le preppi lo amano, quindi veramente anche se a voi non piace lo potete scambiare per cose belle, secondo me. Comunque andiamo avanti perché oggi non parliamo di Squash, ma parleremo di news, come ho detto all'inizio del video. Ho queste cuffiette orribili, raga, sto facendo una fatica, veramente sono abituato alle cuffie di prima che veramente sono tutt'altra cosa, cioè queste qua sono tipo 10 euro, l'ho comprate su Amazon, mentre quelle che avevo prima erano le AirPods Max, sono delle cuffie pazzesche e costano un sacco di soldi, ma sono davvero davvero buone. Ragazzi, si sono rotte, ce l'ho tipo da un anno, meno di un anno, 10 mesi, e si sono rotte. Meno male che erano ancora in garanzia, quindi le ho spedite per farla aggiustare e non le ho. Spero di riaverle almeno per la live, perché veramente queste cuffiette sono tremende, veramente veramente tremende. Comunque, stavo dicendo, oggi parleremo di news. Raga, ci sono delle news pazzesche perché abbiamo ben due nuovissimi pet che adesso vi faccio vedere un attimo. Allora, ci teletrasportiamo ovviamente al centro, ma prima di vedere i pet, prima di parlare di news, voglio andare a fare il pattinaggio sul ghiaccio come sempre, come in tutti i video. L'ho già detto prima, mi sembra, sì, siamo in un server ricco perché dopo vado a registrare un video. Non scambi, raga, non, tranquilli, non è un video scambi, ma comunque mi serviva un server abbastanza ricco perché poi vedrete sempre mercoledì, no, oggi per voi è martedì, scusate, io mi confondo sempre con i giorni. Tra l'altro non sono messo benissimo con i gingerbread, ma raga, questa settimana tanto non ci serviranno più di tanto i gingerbread perché veramente vi devo spiegare un po' il background, la storia di questo, di questi pet, soprattutto di un pet che esce questa settimana, che come sempre, indovinate chi c'entra un po' in questa storia? Le preppi, raga, sempre loro, sempre le preppi. Anche oggi, anche a sto giro, sono riusciti, perché comunque vi ricordo che le preppi, io dico le preppi, i preppi, cioè ci sono anche i ragazzi preppi, sono riusciti, oddio no, snowball fight, e riusciremo a finire il giro, sì, ci riusciamo, schiacciamo su yes, ok, poi li collezioniamo dopo i gingerbread. Stavo dicendo, le persone preppi, anche sto giro sono riuscito a combinare un disastro, un pasticcio, veramente, no raga, sono letteralmente l'unico? Sì, ok, siamo in un server ricco e insomma qua non sta venendo nessuno a giocare a palle di neve, perché i ricchi non giocano a palle di neve, vabbè, fa niente. E ne approfitto per prendere intanto un pet a caso, ma sì dai, prendiamo lui, Bad Dragon, che da un po' che non lo prendo, raga, da quando c'è Drew e da quando è nel periodo di natalizio che lo uso molto il Bad Dragon. E un po' mi dispiace perché è uno dei miei pet preferiti, però boh, non lo so, cioè non mi sa molto di Natale. A voi sa di Natale? A me no. Devo prendere la ricompensa, ecco, me lo sono completamente dimenticato. Andiamo a vedere che cosa c'è oggi, perché non ho ancora, insomma, non, cioè sì, ho giocato oggi un pochino, ho giocato anche con un abbonato, ma raga, non l'ho aperta apposta perché ho detto vabbè, l'apro con voi, non lo faccio mai, me lo dimentico sempre, ho detto l'apro con voi. Una, ah oddio, la ghirlanda, quello che si mette sulle porte. Forte, tipo, ma che cos'è? Un petware? Strawberry crown, ok. Strawberry, oddio, non sembravano fragole, raga. Mi è cascato anche il Bad Dragon di sotto, ma no, non sembravano proprio fragole, uno. E poi mi sembravano, quelle ghirlande che si appendono alla porta, che io ne ho una davvero identica a casa, ma credo che ce l'abbiate un po' tutti. Comunque, allora, parlando di novità del video di oggi, i pet che devono uscire sono questi due. Allora, uno, Adopt Me, già ce l'ho spoilerato, ce l'ha già
fatto vedere, ci ha già detto che ultra, no, non è ultra raro, ma è raro, che questo qua è, sì, si capiva già, è una specie di leone. Ho fatto delle ricerche, è un leone praticamente estinto, a quanto ho capito, o in via di estinzione, o comunque mi sa che è già estinto. È un leone che non esiste più, si chiama leone delle steppe, in italiano, della steppa, delle steppe, non mi ricordo. Comunque si chiama stepper lion, qualcosa del genere. Sto pet, insomma, è un animale estinto, perché comunque sì, raga, stanno aggiungendo un sacco di pet, dovranno aggiungere comunque animali estinti, dovranno aggiungere delle robe che non esistono, perché insomma, sennò non sanno più che cosa devono fare. Ecco, questo pet qua, raga, le preppi, i preppi l'hanno menata su TikTok. Per voi non avete idea, io sono su Adopt Me Talk, quindi praticamente io solo, vabbè, solo no, però praticamente la maggior parte dei video di Adopt Me. E raga, veramente, cioè tutte le preppi hanno cominciato a fare tipo video per sto pet e l'hanno chiamato Cacaball. Allora, Cacaball cos'è? Mi spiego anche la storia di Cacaball. Cacaball è la civetta, ok? Perché sembra una pallina, e le persone non preppi la prendono in giro e dicono che sembra una pallina di cacca, scusatemi il termine, e quindi lo chiamano cacaboll, ovvero pallina di cacca, perché è marrone, vabbè. E questo qua, hanno visto sta pallina e fanno, oh mio Dio, le preppi, ovviamente, fanno, oh mio Dio, cacaboll 2. Sono letteralmente impazzite le persone e hanno cominciato a dire, no, questo qua non è un pet, questo è un plushie, e le persone fanno, no, questo è un pet, Adopt Me l'ha confermato, questo pet è bellissimo, ci hanno fatto gli edit, tipo postavano lo Strawberry Bad Dragon e poi andavano da lui e facevano tipo, lui è il mio pet, non lo strawberry. Io sapevo già cosa andava a succedere, raga, lo sapevo già. Le preppi hanno reso questo pet Robux. Questo pet costerà Robux ed è letteralmente una palla di neve e sarà sicuramente comune. E sicuramente Adopt Me non ce la vuole far pagare Robux. Ovviamente Adopt Me ci deve guadagnare, quindi quando vede che tutte le preppi lo vogliono, cosa hanno fatto? Lo mettiamo con i Robux, ovviamente, per logica. Quindi insomma, anche oggi ringraziamo le preppi per il loro lavoro e averlo reso Robux, sicuramente, perché ci scommetto che non era Robux, perché letteralmente è una pallina di neve, raga. È una pallina col naso a carota. E adesso vi faccio vedere anche il pet. E letteralmente questo è una pallina di neve. Cioè una palla bianca con una carota sul naso, due occhi neri sicuramente. Qua hanno messo le lentiggini. Questo qua è uno youtuber americano famoso per postare tipo news. È veramente veramente bravo a postare pet che ancora devono uscire. Quindi veramente, se non lo conoscete, andatelo a vedere. Tipo il Japan Egg, lui era stato il primo a dirlo. Insomma, è veramente uno che indaga molto su queste cose. Adopt Me l'ha già postato il pet, ok? Io non l'avevo visto. Ho dato una sbirciata al video, quello su Twitter, ma non avevo visto il pet vero e proprio su, cioè non avevo visto il video YouTube. Questo qua che vedete, allora, quell'arancione è il nuovo leone, che si chiama Step Lion. Ecco, Step, non lo so, Lion, qualcosa. Mentre quello lì è bianco, ovviamente, è una pallina di neve che è super super carina. Ha addirittura le lentiggini. Credo che Mega, secondo me, gli si illuminerà il naso a carota, secondo me quello lì. Spero che tipo Neon sia arancione con il Bad Dragon, il naso, e Mega si illumini il naso di tutti i colori. Veramente lo spero un sacco. Come al solito qui abbiamo Jesse con le novità e ci ricorda di seguire ovviamente come sempre su tutti i social, eccetera eccetera. Dice che è la stagione delle palle di neve, ok? E ci dice che ci dirigiamo verso la terza settimana dell'evento di Adopt Me di Natale. Ci ricorda che quest'anno abbiamo ben 5 settimane di aggiornamento di Natale, non 4, di solito ne abbiamo 4, invece qua 5, che secondo me ci sta alla stragrande, veramente super wow. Dice che abbiamo 2 nuovi animali che si aggiungono questa settimana, ovvero animali più o meno. Uno ovviamente è il leone della steppa e uno è la palla di neve. E dice che si può ottenere il leone per 25.000 gingerbread, che secondo me è un prezzo, cioè, fantastico. È pochissimo per quel pet, è davvero carino. Mentre ovviamente, eccolo qua, lo snowball pet, raga, costa 99 Robux, quindi 100 Robux, non è tanto, è veramente poco per un pet, però comunque sono sempre Robux. Questo non è tutto però quello che aggiungono, perché avremo un nuovo slittino spazzaneve, ma raga, abbiamo finalmente una nuova casa, che è la casa igloo. Era da tantissimo che non aggiungevano una casa, mi sembra dal Capricorno, quindi veramente veramente un sacco. Questo giro è un igloo, poi vediamo se lo andiamo a acquistare, andiamo a vedere come è dentro, andiamo a farci un giro, vediamo. E per aiutarci a decorare hanno aggiunto anche ben 20 nuovi, raga, 20 nuovi mobili a tema invernale, non vedo l'ora. Abbiamo anche un nuovo minigioco, la corsa con le renne, deve essere davvero forte, quindi magari c'è una renna artica, delle renne normali, c'è Babbo Natale, dobbiamo inseguirlo con un percorso ad anelli, insomma davvero davvero secondo me carino quel minigioco. Potete vedere, questo qua è il nuovo pet, che è questo leone qua, ed è raro. Secondo me è carino, dai, è carino, ci sta. Non è proprio il mio pet preferito, ovviamente io amo i pet delle preppi e amo quella pallina di neve. Spero che almeno, dopo tutta sta storia, dopo che Robux, spero almeno sia comune, non comune, che raga, stanno rendendo
quella pallina leggendaria, non la potrò fare mai. No, vabbè, mai no, Neo non la posso fare, però Mega ci posso riuscire, ma non riesco a farla subito. Io spero di farla Mega Neon subito. Vi confermo già che farò un giveaway per la pallina di neve, quindi tranquilli, la regalo io, state tranquilli. Magari ne faccio anche 2-3 vincitori, visto che costa poco. Cercherò anche ovviamente di farla Neon Mega e cambiarla subito il più presto possibile, insomma, solita roba. In ogni modo, se questo video vi è piaciuto, se vi piacciono i nuovi pet, se siete emozionati per questa settimana di Natale, fatemelo sapere sotto nei commenti. Come al solito, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!